Sta per scendere la notte sull'aeroporto di Gudurra. Dopo settimane di preparazione, tutto è pronto per la missione. Sulla pista, quattro bombardieri a lungo raggio Savoia Marchetti SM-82 accendono i motori. Fra poco decolleranno con destinazione le raffinerie di petrolio di Manama, nel Bahrain, uno dei protettorati britannici in Medio Oriente. Dopo aver sorvolato il deserto saudita, all'alba del 19 ottobre, la formazione avvista la città di Manama. Presto saranno sull'obiettivo. I puntatori preparano i congegni di mira. I portelli dei vani bombe si aprono. Il capo formazione accende un faro per segnalare che sta per sganciare, così che anche gli altri apparecchi sgancino simultaneamente per massimizzare così il risultato. All'entrata in guerra dell'Italia, il 10 giugno 1940, la Regia Aeronautica lancia dalle sue basi nel Dodecaneso una campagna di attacchi aerei contro le infrastrutture petrolifere britanniche in Medio Oriente. Tra luglio e settembre 1940, i bombardieri italiani hanno preso di mira importanti centri nel mandato britannico della Palestina, causando danni significativi alla raffineria di petrolio di Haifa e ai depositi di carburante, e il 9 settembre colpiscono il porto e la città di Tel Aviv. All'inizio dell'ottobre 1940, dopo i raid su Haifa, il Comando Supremo Aereo della Regia Aeronautica propone di espandere la campagna di bombardamenti e di prendere di mira le raffinerie della Bahrain Petroleum Company a Manama, situate nell'allora protettorato britannico del Bahrain. La missione è al limite del proibitivo, poiché Manama dista circa 2.500 km dalle basi italiane più vicine nel Dodecaneso. L'idea attira però l'attenzione di Ettore Muti, segretario del Partito Nazionale Fascista, nonché tenente colonnello della Regia Aeronautica, al comando del 12° gruppo bombardieri del 12° stormo di stanza all'aeroporto di Gudurra a Rodi. Muti incarica il capitano Paolo Moci, ufficiale del 12° stormo e pilota collaudatore del centro sperimentale della Regia Aeronautica di Guidonia, di valutare la fattibilità della missione. Moci esclude subito l'utilizzo dei bombardieri Savoia Marchetti SM-79 e, dopo aver condotto uno studio con il colonnello ingegnere Torre del centro di Guidonia, giunge alla conclusione che la missione possa essere portata a termine impiegando i velivoli da trasporto a lungo raggio Savoia Marchetti SM-82, appositamente modificati per lo scopo. Il Savoia Marchetti SM-82 era entrato in servizio nel 1939 ed era stato progettato per il trasporto di merci e di truppe su lunghe distanze. Era stato utilizzato attivamente fin dai primi giorni della guerra per mantenere i collegamenti tra l'Italia e le sue colonie in Africa. Successivamente l'aereo è stato riconfigurato per il bombardamento a lungo raggio, effettuando alcune missioni su Malta e Gibilterra. Moci crede che caricando carburante extra e tornando alla base più vicina di Massawa, nell'Africa orientale italiana dopo il raid, l'aereo avrebbe l'autonomia necessaria per completare l'intero lungo volo. La presenza di vento contrario per gran parte del percorso potrebbe pregiudicare il raggiungimento di Massawa a causa della bassa velocità degli SM-82 a pieno carico e con un peso aggiuntivo di 3 tonnellate di carburante. Solo quando il servizio meteorologico avrebbe previsto venti favorevoli o assenti sulla rotta stabilita per metà ottobre, la missione sarebbe stata possibile. Il generale Francesco Pricolo, capo della Regia Aeronautica, inizia a esprimere però la sua perplessità sulla missione, considerando i rischi a cui un alto funzionario di partito come Muti sarebbe esposto. Al che Mussolini risponde con franchezza: «Se Muti e i suoi pensano di potercela fare, lasciateli fare», dando così il via libera sia alla missione che alla partecipazione di Muti. Il centro sperimentale di Guidonia prepara quattro velivoli SM-82 e li dota di serbatoi supplementari di carburante. Un quinto SM-82 è messo di stanza a Massawa, dopo essere stato dotato di un cercatore di direzione radio per fungere da aereo di soccorso nel caso in cui uno o più aerei si dovessero schiantare nel deserto arabo durante il ritorno.
Quattro equipaggi del 12° gruppo rientrano da Rodi all'aeroporto di Ciampino a Roma per ottenere l'autorizzazione al volo con l'SM-82. I capi equipaggio destinati sono Muti, con al suo fianco il capitano Moci, il tenente colonnello Federigi, il capitano Maier e il capitano Zannetti. Il 14 ottobre i quattro aerei volano da Ciampino a Gadurrà, prevedendo di partire per Manama entro un paio di giorni per approfittare della luna piena al momento del pianificato attacco notturno. Tuttavia, nei giorni successivi, il forte vento rende impossibile i decolli dalla pista frontemare priva di ostacoli. Le partenze sono possibili solo dal lato opposto della pista, rivolto verso l'entroterra di Rodi, ma ciò richiede una virata di 180 gradi. Si teme che una tale manovra possa essere impossibile con l'SM-82 sovraccarico, ma Moci, il pilota più esperto del gruppo sull'aereo, conduce una serie di prove di decollo con carichi crescenti, dimostrando la fattibilità della virata. Alla fine, la sera del 18 ottobre 1940, viene dato il via libera alla missione. I quattro velivoli SM-82 decollano da Gadurrà alle 17.10 del 18 ottobre in direzione est. Alle 18.35 raggiungono l'altitudine prevista di 3.000 metri, allo scopo di passare sopra un grande banco di nuvole temporalesche. Dopo aver lasciato Cipro alla loro sinistra, la formazione sorvola Beirut alle 20 e, 20 minuti dopo, passa sopra Damasco, ultimo punto di riferimento visibile prima di attraversare il deserto siriano. La crescente foschia rende difficile per il gruppo mantenere la formazione e l'aereo di testa di Muti deve emettere più volte brevi segnali radio per consentire agli altri di seguirlo usando i loro radiofari. Alle 0.24 del 19 ottobre la formazione raggiunge la costa del Golfo Persico, virando a sud-est verso il Bahrain. A partire da luna di notte, con la foschia ancora in aumento, gli aerei scendono gradualmente a un'altitudine di 1.500 metri per mantenere il contatto visivo con il suolo. Ma nonostante questi sforzi, l'aereo del colonnello Federigi perde il contatto con il resto della formazione e, in seguito, avendo scambiato la città di Dahran per Manama, sgancia lì le sue bombe, per fortuna senza provocare danni.